Modena, Parco Ferrari, mancano pochi giorni al concerto Siamo di qua, Vasco siamo Rossi. qua tra giorni. Ecco, Dimmi. allora, c'è il concerto di Vasco Rossi. Sì, dimmi. Cosa vuoi sapere di Cosa possiamo... Vasco? No, cosa dice lei? Dice che è un evento unico. Io se voglio venire in bicicletta qui, posso venire? Ah, un bel problema. Si ferma Secondo qualche me giorno no. prima. Sono con questo gruppo di fan di Vasco e... Ecco, sentite cosa stanno ascoltando. Da quanto tempo siete qua? Dal tempo che serve, Ma che cosa cioè, necessita. cercate di rimanere qua fino ai giorni dell'apertura insomma, del concerto? Assolutamente. Pit 1, pit 2, pit 3. È sodata la risposta. Pit 1, proprio davanti al palco. Perché vuole venire a vedere il concerto? In bici, così, libera, la sera. Secondo me non può. Speriamo che questo sia l'ultimo però. Che chiude qui a Modena la che sua fa il carriera, compleanno che fa il compleanno e chiude la carriera dei suoi 40 anni di attività. Di attività. Poi decide poi lui se vuole andare avanti, ma io mi fermerei qui. No road in my mind where you belong. Non è Vasco Rossi, non è Vasco Rossi. Adele, Adele. Vasco Rossi. No, no, dopo, dopo. Dopo. Ma chi è Vasco Rossi? No, dopo, dopo. Chi è Vasco Rossi? Qua si gioca a carte, cos'è? Poker? Cinco. Insomma, a voi Vasco Rossi non vi interessa. Cosa ha fatto in tutti questi anni che io per televisione non l'ho mai visto? 40 anni di carriera ha fatto Vasco Rossi. Beh, ma dove? Suonando, concerti in Italia. Lui non è mai venuto alla televisione, che io sono sempre là. C'è un signore che si è attrezzato anche con il binocolo. Ecco, signore, cosa sta guardando col binocolo? Perché più vicino, perché visto che appunto vedo poco, allora così vedo meglio. Cosa si vede? Beh, si vede gli apparecchi, il lavoro non si vede. C'è qualche altra cosa, se riesci a vedere meglio. Sì, tutto si vede meglio, perché è molto più vicino, è come se fosse lì a qualche metro, ecco via. Ma sa qua quanti soldi balla? Ha pensato lei che... 15 milioni di euro circa. Quanti? 15 Hai milioni di formato euro. male lei con la televisione in mano. Ma male, male. Quanto dice lei? 15 milioni di euro sono solo i biglietti venduti. E quanto è Lei di... pensa Quanto si parla? Lei prova a pensare 3-4 milioni di bottiglie d'acqua minerali qua dentro. Tipo, a che croce quanto sarà l'incasso qua per questo concerto? Questo non lo so, non faccio mica il ragioniere. Sono mica Va l'ufficio, bene, qua si parla di conti economici del concerto di Vasco Rossi e anche questa discussione. 60 milioni. Tutta la zona del concerto si sta riempiendo delle attrezzature, delle installazioni per il grande evento del 1 luglio. Questa è la struttura di un maxi schermo. Siete pronti per il concerto 1 luglio? Sì, siamo venuti a monitorare la situazione. Sì, per Come capire. vi sembra questo palco? Piccolo. È gigante. Gigantesco, stavano dicendo appunto che c'è un lavoraccio dietro. Sì. In che pit siete voi? Tre. Il 3. Sì. Volevate essere nel primo, nel secondo? Ma no, Va bene guarda, anche va così? bene anche il Uguale. 3, sì. Sì. Ma io sono stupita dalla grandezza del palco. Questo veramente stupita è la parola più giusta, 150 perché metri, 8 piani infatti d'altezza. non è roba da poco, non è roba da poco, ecco. Avete il biglietto? No. No. No, no. Vi sarebbe piaciuto averlo? Essere qua? Ma io ho altre passioni, preferisco girare il mondo per vedere altre culture. Vasco, siamo addirittura anche parenti, come posso dire, lo possiamo incontrare anche Allora, in altre occasioni, insomma. quanto tempo siete qua? Vi siete messi qua? Dormite qua? Oh, no, dormire proprio no, insomma ci riposiamo più che altro. Tutta l'area del concerto per il momento è transennata. Intorno al palco non si può andare, queste sono le transenne che delimitano l'area. Ci sono mezzi all'opera che stanno spostando attrezzature e materiali. Questa è una tanica, sicuramente sarà per dell'acqua. Ecco, guardate solo quante bottiglie d'acqua ci sono dentro questo gazebo.
te, perché questo concerto di Vasco Rossi crea tensione? Non bisogna farlo, quello là ha detto che non bisogna farlo. Ma lei con gli occhi bendati. Lei vuole fare, cioè lei è d'accordo con questo concerto? Io sono d'accordo. Chi cos'è la telecamera quella? No, la telecamera. La telecamera. Io non rispondo con la telecamera. Perché? Perché sono un personaggio, ma ne sono conosciuto. Come si chiama? No, non ho un problema. Non glielo dico. Penso che ancora una volta si scriverà la storia della musica, non solo a sto punto italiana ma anche internazionale, visto anche il tour, insomma, il concerto dei record poi. Ma io quando vengono queste cose a me mi fa bene, mi piace anche se non vado a vederlo, però come quando veniva Pavarotti, sono tutte cose che io... Piacciono? Sì, piacciono. E Vasco Rossi le piace come cantante, musicista italiano? Sì. Non è male, mi piace. 40 anni di carriera qua al parco, Modena. Beh, fa bene venire. Poi fa bene venire a Modena, Vesclinese. Secondo me hanno fatto un po' di polemiche su questa cosa, ma io la vedo una cosa positiva. Gli spettatori paganti di questo concerto sono 220.000. E per 220.000 persone ci sarà bisogno anche di un numero adeguato di bagni chimici. Qui mi trovo in una zona dove sono intanto per il momento stati posizionati alcuni di questi bagni, ce ne sono alcune centinaia. C'è un altro mezzo della produzione del concerto che sta spostando, saranno dei tavoli per i punti ristoro. Mi trovo nel punto più distante dal palco, questa è la zona del PT3, la zona più distante, da qui il palco dista circa 600 metri. Continua il giro intorno all'area del concerto del 1° luglio di Vasco Rossi al Parco Ferrari. Qua sono un po' più vicino alla zona del palco. Pensate che ci saranno 220.000 persone in questo parco, il più grande evento con spettatori paganti, si dice, nel mondo della storia. Ecco, lei signore è convinto di questo concerto? Quando lo vedrò sì. No, è che ha creato molti problemi al paese, alla città, però insomma è Vasco, per l'amor del cielo. È curioso però lei, sta venendo qua, eh? È venuto qua a fare delle foto. Sì, certo, video. Per fare vedere anche agli altri che cosa dobbiamo sopportare anche. È una cosa mastodontica, mai vista, io non sono un frequentatore di concerti, però è una cosa così, penso che non si sia mai vista. Dove siete? Di Brescia. Di Brescia. Ecco, si parla di 220.000 spettatori qua. Siete pronti a vedere? Sarà sicuramente tanta gente. Questa marea umana. Marea umana, sì. Sarà sicuramente tanta gente, poi il parco insomma è bello grande. Sì. Tu sei convinto o non ti vedo convinto? L'unica cosa che mi preoccupa è il traffico. Qui bisogna venire solo a piedi in questa zona. Sì, beh, sicuramente. Tornare a casa è il problema. Però ce la faremo. Sarete anche una notte o fate solo in giornata? No, giornata. Sì. Fate toccate fuga. Toccate fuga, sì. Il pezzo che sicuramente non mancherà tra quelli di Vasco Rossi qual è? Alba Chiara. Sì, sicuro. Quindi sì. Alba Chiara anche sì. Per te? Sì, te. Classici, Alba Chiara. Classici. Anche per te Alba Chiara. Sì, uno di questi 40 pezzi, si parla di 40... 40 pezzi. Abbastanza lunga la lista. Quasi 4 ore di concerto, ha detto. Veramente? Sì. Urca! No, Roberto non va a lavorare il giorno dopo. Continua il giro intorno all'area. Sono dal lato di Via Emilia. Alle mie spalle c'è l'ingresso per gli addetti ai lavori. Sei pronto? Mamma mia, sono prontissimo. Ah, tu hai il biglietto? Sì, l'ho preso a gennaio, l'ho preso. Anche Pit? 1, 2, 3? Il primo. L'avevo pagato 102 euro. Sei pronta a questo evento? Carichi. L'evento dell'anno. Adrenalina allo stato puro. Ma perché sei tutta carica? Cos'è che... Perché Vasco è la mia vita, Vasco canta la mia vita. Le emozioni che dà lui non le dà nessuno. Sono arrivata già l'8 di giugno e andrò via il 2 di luglio. Perché prima... Perché bisogna arrivare prima, bisogna vivere il clima. Canzone preferita che vuoi sentire? Ti immagini? Ma dove state qua nel parco? Dipende, un po' fuori, un po' dentro, macchina, dove... Dormi in macchina? Sì, posto, sì. 4 ore di concerto. Si spera. Ce la farà Vasco fare 4 ore? Si spera. Speriamo, dai, 4 ore sono tante. Speriamo di arrivarci noi
anche. Ma secondo me è una cosa che al comune interessa molto e può anche portare a casa un certo risultato. Dubito un po' per quanto riguarda il trattamento del posto, del parco. Cosa che vi attira di questo concerto? Vi tira a vedere, quando c'era lo spettacolo, 220.000 persone qua dentro. E penso che Modena se la meriti un onore così. Magari è preoccupato di tutte le persone che saranno qua, 220.000 persone? Personalmente no, penso che siamo in grado di gestirlo. Secondo me sicuri? Sicuri. Io penso di sì. Che fiducia. Lei signora non è convinta? Lei non è convinta? No, sono troppe secondo me per una città come Modena. Non so se saremo in grado di supportare tutto. Vedremo alla fine.